la notizia dopo il sopralluogo di ieri è che riusciamo a fare il ponte, riescono a posizionarlo e quindi riescono a venire con i mezzi idonei al posizionamento. La problematica che è uscita è il fatto che la gru che dovrà venire su ha necessità di uno spazio che non, fisicamente che in questo momento non c'è, quindi la provincia si sta adoperando per creargli lo spazio. Speriamo di riuscire a mantenere la data di consegna prima di Natale. La ditta ha dato l'ok a lavorare per riuscire a fare il ponte nel giro di 5-6 giorni e a darci una viabilità nel momento in cui riescono a posarlo in breve tempo possibile. Verrà tagliata la parte della frana, quindi anche la ditta potrà lavorare in sicurezza e noi avremo una viabilità alternativa sicura. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, fuoco! È andato, bellissimo! Alleluia! Partiamo bene, come tutti gli anni facciamo questo Natale con un momento di ritrovo. Oggi il momento di ritrovo è l'accensione dell'albero che rillumerà questa piazza, perché tutto il resto è già illuminato. È il nostro stile, il nostro modo di vedere le cose e per i nostri cittadini, soprattutto anche, ma per i turisti è modo di cominciare i festeggiamenti di questo Natale, che anche se qualcuno dice ma cosa succederà, si prevede che sia un tutto esaurito, perché le autostrade ci hanno garantito che ci sono tutte le vie di accesso ottime, toglieranno anche addirittura questi innumerevoli punti di senso unico, e quindi venite che ci siamo, Diano Maria. Date un po' più di fiducia a questi sindaci, noi che siamo un po' il parafulmine di tutti i guai che ci arrivano da fuori, e dateci la possibilità, visto che noi siamo a stretto contatto con i nostri cittadini, con il nostro territorio, dateci la possibilità di muoverci più agevolmente nelle pastrocchie burocratiche. Questo è quello che mi sento di dire, perché è quello che mi ha amareggiato in questi anni di amministrazione, il dover sempre combattere. Contro chi? Contro lo Stato. Ma io cosa sono? Sono lo Stato, e quindi spero che dal prossimo anno in poi tutto vada un po' meglio. Un urlo per iniziare con Vasco e la Diana si parte col Vasco. Sono qua a fare la iena buona, no, a parte gli scherzi, sono qua ad accendere le luci, le luminarie di Diano Marina. Sono onorato, anzi, di essere stato scelto. Ho portato dei dischi direttamente dalla radio, come sai, Radio 105, nel mio cuore che batte, quindi musica e tanta gioia. Sono contentissimo dell'invito, ti ringrazio Carmine. A te per la seconda volta qui a Diano Marina. Sono onorato di questo, grazie. E voglio farvi complimenti perché l'albero senza luci era lì, con le luci è spettacolare. Cioè, ragazzi, un albero così veramente fa invidia, non so quanti alberi in giro nel mondo, è bellissimo. Quindi fatevi un applauso, facciamo un applauso anche all'amministrazione, credo che siamo stati loro a finanziare un po'. Certo. La struttura è bellissima. Amici di Imperia TV, un bacione caldo caldo e viva il Natale. Tanti auguri. Solo tu stamattina per alzarmi ancora un giorno insieme a te.
quando la Liguria chiama noi non possiamo mancare, anche perché come ben sapete il gruppo è nato proprio a Genova con cinque splendidi ragazzi dell'epoca che erano Antonello Ruggero, Piero Cassano, Aldo Stellita, Carlo Marrale e Giancarlo Golzi, col quale io ho condiviso 20 anni della mia carriera nei Mattia Bazar. Purtroppo Giancarlo ci ha lasciato nel 2015, ma io ho voluto fortemente continuare, anche perché era una promessa data proprio a Giancarlo, quella di non far morire artisticamente questo grande marchio con un grandissimo repertorio. Siamo in una formazione un po' ridotta perché purtroppo due quinti del gruppo non ci possono essere, che sono Fiamma Cardani e Paola Zadra, che sono rispettivamente la nuova batterista e la nuova bassista, ma ci siamo io, Piero Marras, che è il nuovo chitarrista, e Luna Dragonieri, che è questa nuovissima e bravissima cantante che ha preso parte a questa avventura da 3 anni a questa parte. E siamo qua lieti di essere a Diano Marina, amiamo suonare dal vivo, per cui non abbiamo avuto voglia di essere supportati da basi, ma esclusivamente da quello che esce dalla nostra testa, dalle nostre dita e dalla nostra voce. Augurio a tutti i telespettatori di Imperia TV, augurando un grandissimo e bellissimo Natale e spero un grandioso 2020. E a presto.